Il ritratto di un'Italia intraprendente, operosa, coraggiosa e innovativa. Un'Italia che è riuscita a coniugare al meglio assistenza sanitaria con settori altamente strategici della nostra economia, quale ospitalità e turismo. Queste le parole di elogio contenute nel messaggio della Presidente del Senato Casellati alla cerimonia di celebrazione per il centenario di Federterme. Le fonti termali da sempre sono state usate come terapia, ma oggi sono diventate uno strumento a disposizione della sanità pubblica per la prevenzione, per la cura e per la riabilitazione di numerosi e svariati disturbi. E in 323 centri termali, vere imprese, lavorano medici, ricercatori e operatori in una filiera della salute molto apprezzata. E nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani al Senato si incontrano rappresentanti istituzionali, politici, imprenditori del settore, perché il termalismo è elemento vivace e produttivo nell'economia del paese. Allora, che impegno finanziario ci può essere per far decollare questo settore, visto che adesso sono stati fatti anche degli studi che hanno scoperto che sono veramente curative le terme? Ma sulla importanza delle terme non c'è da discutere, si collocano esattamente in un processo di crescita e di sviluppo del nostro paese che ha queste fortunate caratteristiche naturali. E io penso che gli impegni siano due: uno, un impegno fiscale, sostegno alla possibilità che la maggior parte dei cittadini possano usufruire di questa opportunità e quindi bonus fiscali più intensi di quelli già presenti, e secondo gli investimenti. Noi abbiamo un piano di investimenti molto importante per la sostenibilità e il New Deal Green del nostro paese. Le terme si collocano esattamente in questo processo e quindi il governo è impegnato a sostenere questo settore attraverso queste due strade. Quindi questo settore insieme ad altri, perché quello che voi dite è che questa è la strada giusta che avete intrapreso? Sì, perché l'idea dello sviluppo del paese deve essere un'idea di sviluppo integrato. Noi siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa, ma l'industria si colloca all'interno di un ambiente, non è isolata da se stessa, e noi vediamo quanto bisogno c'è anche per favorire la qualità dei nostri positivi prodotti, che siano inseriti in un ambiente accogliente, in un ambiente salubre, in un ambiente positivo. Quindi è un'idea proprio di sviluppo integrato, la sostenibilità è la chiave di volta. E ovviamente grande attenzione da parte delle istituzioni e della politica. Vice Ministro, che attenzione c'è da parte dell'istituzione per le terme, ma riconosciute tali però? Beh, le terme fanno parte dell'offerta di salute che il Ministero dà. Sicuramente bisogna potenziarla, rivedere magari quella che è la riabilitazione, ampliare magari l'offerta anche da pediatrica o magari, a mio avviso, anche oltre l'anno in alcune circostanze. Quindi diciamo, un occhio di riguardo verso le terme, che sono un patrimonio nazionale che gli altri paesi non hanno. Non è lì andare a passare le acque oppure andarsi a rilassare, diventano cura vera e propria. È parte integrante del processo di cura, riabilitazione e mantenimento della salute. Onorevole, qui oggi si chiede che la politica si smuova perché le terme potrebbero, se riconosciute in un certo modo, quindi non soltanto per il benessere, ma insomma anche per la salute, potrebbero dare una svolta anche all'occupazione. Sì, la relazione del presidente Jannotti-Becci è stata interessantissima, perché il termalismo italiano è una grande azienda, un'eccellenza, dà migliaia di posti di lavoro e ancor più ne può dare, quindi la politica deve essere attenta, anche perché il marchio Italia si propaganda sempre di più per la qualità, la bellezza, l'arte e la salute, e quindi il termalismo è un fiore all'occhiello. Termalismo riconosciuto tale, non soltanto la spa improvvisata, perché le terme, va bene, a parte che si sa delle antiche Grecie, antichi Romani, ma gli Egizi e quant'altro, sfruttavano queste acque, il Tepidiario, il Calidario e quant'altro, ma deve essere reale però la fonte. Certo, se si pensa che termalismo sia la moda di mettere una spa per ogni albergo, questa è un'altra storia, utile pure quella, ma non rientra ovviamente in una strategia che sia di cura e di promozione dell'immagine dell'Italia.
Ma le fonti termali in Italia sono appartenenza di molte regioni ed ecco allora importanti gli accordi che si siglano in conferenza Stato-Regioni. Presidente, il suo intervento molto gradito perché il termalismo vide di regionalismo. Sì, io sono convinto che abbiamo siglato un buon accordo in sede di conferenza Stato-Regioni. Abbiamo indicato lì dentro per 3 anni, ogni anno 3 aree diciamo, di crisi, per la crisi economica che si è avuta in questi anni, che possono beneficiare attraverso l'INAIL, una al nord, una al centro, una al sud, per 3 anni, quindi ben 9 volte, aiuti o meglio, più che aiuti, incentivi per poter fare meglio, contrastare la crisi che c'è stata, ma soprattutto dare un nuovo respiro al termalismo. Dall'altra l'individuazione del termalismo all'interno dei nuovi livelli essenziali di assistenza, che credo sia doverosa per riconoscere un elemento anche di tutela e cura della salute e di assistenza delle persone. Dicevo, l'importante è tenere insieme il bisogno di cura delle persone, il contributo che in termini di wellness, di benessere possono dare le terme, ma dall'altro anche il tema del turismo termale, perché dentro all'aumento di turisti che stiamo registrando in molte parti del paese, finalmente c'è un recupero anche del termalismo. E tenere insieme le due cose, il tema della sanità e del wellness con quello del turismo, io credo sia doveroso per cercare anche poi di contribuire a far diventare il sistema termalistico un sistema che torna a vedere una nuova luce per il futuro. Anche perché c'è professionalità e c'è tanta occupazione. Assolutamente, ci sono in ballo posti di lavoro. Dicevo prima, non tornerà più il 900 con quel tipo di approccio, ma possiamo garantire un approccio nuovo fatto anche di accreditamento e quindi di innalzamento della qualità, pur garantendo un servizio che sia il più efficiente possibile. E come diceva lei, c'è un tema anche economico di ricaduta di indotto sul territorio e che a mio parere, appunto, attraverso anche questi accordi potrà trovare una sua ragionevole utilità. Una donna direttore di un complesso termale abbastanza importante. Che cosa significa? Quanto impegno c'è? Ma lei che cosa recrimina? Cosa richiede? Dunque, l'impegno è tanto, lavoriamo tutti per portare il termalismo italiano ad un livello alto, non che non lo sia, ma lo vogliamo ancora di più migliorare, è per questo che oggi siamo qui. Cosa recrimino? Una poca legislazione che dovrà essere rivista e migliorata per garantire e tutelare le terme italiane, soprattutto associate a Federterme, quindi siamo proprio qui per lavorare per questo, perché la parola proprio terme abbia un significato e un valore profondo che va al di là di un centro benessere normale, come adesso è uso dire. Quindi la nostra lotta principale è quella proprio di lanciare la parola terme come acqua termale curativa. Cioè, non è che una semplice vasca di jacuzzi, con tutto il rispetto della vasca di jacuzzi, fa una terme. Quella può essere una semplice spa, essere un relax in un grande complesso, ma le terme sono qualcosa, sono acque che scaturiscono dalle viscere della terra con delle caratteristiche diverse da regione a regione. Assolutamente, le acque termali italiane sono tutte classificate per qualità microbiologiche e qualità chimiche che vengono costantemente analizzate e monitorate. Ogni sorgente termale ha la sua caratteristica, ha la sua peculiarità e quindi anche il suo trattamento specifico indicato per la tipologia o la patologia insomma particolare. Sì, quello che è proprio la legislazione già prevede che per terme e spa si indichi comunque uno stabilimento termale che utilizza acqua minerale di sorgente autorizzata e riconosciuta dal Ministero della Salute e che purtroppo però c'è comunque un abuso non controllato, quindi questo sarà uno dei punti in programma. E all'evento per la celebrazione dei 100 anni di Federterme viene dato risalto agli studi e alle ricerche che hanno fatto decollare il termalismo verso una carta vincente per l'economia. Ricerca scientifica termale, perché tante volte quando si pensa alle terme uno dice vado, mi faccio un relax, l'acqua che mi massaggia, respiro un po' di salso bromoiodico e via di seguito. No, ricerca scientifica, e quali sono i risultati? Dunque, questa che lei ha citato è corretta, ma è un po' delle volte la percezione superficiale che si ha dell'ambiente termale, ma passando le acque, proprio come si diceva, come se una volta si viene anche trasformati dal mezzo termale, perché agisce nei giorni di applicazione in maniera terapeutica, secondo dei protocolli predefiniti. La Fondazione non ha fatto altro che fare questo, che dimostrare che
sottoporsi a taluni cicli, innanzitutto i meccanismi di azione del mezzo termale a livello biomolecolare che fino adesso non erano stati ancora indagati, e su alcune patologie abbiamo riscontrato effettivamente a livello cellulare di laboratorio del nostro coordinatore scientifico, professor Marco Vitale, ha riscontrato anche con le pubblicazioni che poi ci sono state che effettivamente ci sono il mezzo terapeutico funziona. È chiaro che non è la panacea per tutti i mali, però cercando l'appropriatezza corretta, il momento corretto, può essere in sinergia con i farmaci e con altre tipologie di cure. Ecco, e comunque si può dalle semplici dolori articolari, semplici, se sono semplici, poi possono arrivare anche ad artrite e quant'altro, si addirittura ho sentito parlare di patologie che riguardano tipo l'Alzheimer o che altro. Ci sono degli studi iniziali fatti sui topolini con Alzheimer che, sottoposti a cicli di inalazioni termali di idrogeno solforato, quelli che stavano, un gruppo che sono stati esposti e l'altro no, aveva dei miglioramenti proprio cognitivi rispetto agli esercizi che vengono fatti in laboratorio. Adesso si passerà alla fase clinica. E quindi allora un futuro? Sì, potrebbe esserci veramente un impiego non comune. Rettore, oggi qui a questo incontro nel, diciamo, salotto elegante dei palazzi istituzionali a Palazzo Giustiniani, anche lei, rettore di una università medica, scientifica, quindi che apporto dà? Ma con la mia presenza intendo in qualche modo sottolineare l'aspetto scientifico delle terme. Molto spesso le terme vengono accostate in modo errato a uno stile di vita da Belle Époque, abbiamo visto i manifesti molto belli peraltro dei primi anni del secolo che ritraggono alcuni dei posti termali italiani più belli che abbiamo speso nel mondo. Ecco, le terme non afferiscono semplicemente a uno stile di vita delle classi agiate, afferiscono soprattutto alla possibilità che esse danno di perseguire una qualità della vita tale da giungere alla terza, quarta età nel modo migliore possibile. La scienza, la medicina e le terme devono sposarsi. Anche con un buon risultato occupazionale comunque? Assolutamente sì. Già adesso abbiamo sentito snocciolare dei dati davvero interessanti. Quindi si deve fare assolutamente di più. Se riusciamo a inoculare all'interno delle terme, sono visti come stabilimenti o da grande hotellerie, anche gli aspetti clinici, siamo sicuri di moltiplicare senz'altro la capacità occupazionale. Tutte le imprese lamentano la carenza di mezzi di trasporto, di collegamenti, una rete efficiente in Italia. Questo riguarda anche il termalismo? Allora, intanto noi siamo un'azienda che è sul mercato, ma stiamo facendo tantissimo per il settore del turismo in generale e ovviamente anche per il termalismo. Abbiamo attivato circa 400 fermate su città o destinazioni a forte vocazione turistica, proprio per aiutare un po' quel fenomeno di ridistribuzione dei flussi, ma soprattutto cercare di portare verso queste destinazioni, creare le condizioni di accessibilità a un sistema turistico diffuso. Perché poi il termalismo si traduce anche in turismo, perché chi va alle cure poi dopo è anche magari in zone lontane dal turismo, quello eletto. Allora, chi va, insomma, turismo termale è uno degli asset fondamentali del sistema turistico in generale. Rappresenta, secondo me, non un segmento maturo, ma un segmento ad alte prospettive di sviluppo. Lo è dal punto di vista dello sviluppo del benessere. Sempre più la gente si avvicina a un sistema di cura del proprio benessere, del proprio corpo, e quindi le terme credo che siano l'elemento fondamentale per recuperare qualità della vita. Comunque bisogna sempre fare i conti con bilanci, previsioni, progetti e quant'altro. Beh, bilanci, certamente è un settore che ha vissuto di grandi difficoltà in passato. Secondo me il modello di offerta era fermo, in molti dei casi lo è ancora, fermo a un modello di 30-40 anni fa, dove c'era un modello completamente oggi diverso. Bisogna reinventarsi, bisogna adeguarsi alle nuove esigenze che le persone richiedono. In questo momento chiedono un modello legato all'esperienza non più legato al soddisfacimento di un servizio o di un bisogno, ma proprio legato all'esperienza.
E a conclusione dell'evento in sala Zuccari sentiamo il presidente di Federterme per un consuntivo della serata. Nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, la splendida location istituzionale, oggi si sono celebrati 100 anni, un evento per celebrare i 100 anni di Federterme. Presidente, è stato un incontro, di solito l'intervista al presidente la faccio all'inizio, la faccio alla fine perché così lei ci può dire le sue impressioni. Sono state presenze istituzionali, presenze accorate di chi fa il suo lavoro. Sì, direi che è stata una giornata molto bella. Non potevamo, come dire, celebrare meglio 100 anni di Federterme, soprattutto perché non è stato una Marcord, è stato un richiamare il passato per guardare al futuro. E il fatto che abbiamo detto che il libro che è stato edito da Federterme in questa occasione è rivolto ai giovani mi sembra il messaggio migliore. Siamo un settore vivo, un settore che è riuscito a modernizzarsi e, come dire, siamo pronti alla sfida per i prossimi 100 anni. E mi pare che gli interventi, la partecipazione, direi anche il calore e la scarsa formalità, la grande sostanza che ha caratterizzato gli interventi dei nostri ospiti, delle persone che sono intervenute, vadano esattamente in quella direzione. Ma Presidente, la cosa più interessante è che è scaturita è che le terme hanno un fondamento scientifico, curano e non sono soltanto per un benessere transitorio. Assolutamente sì, ed è la ragione per la quale demmo vita alla Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale. Per fortuna oggi non sentiamo parlare più di le terme fan bene perché fan bene da 2000 anni. Le terme fan bene perché ci sono adeguate, fondate motivazioni e ragioni scientifiche per cui le acque minerali e le acque termali fan bene. Questo mi sembra un risultato non da poco e che tutto questo venga ulteriormente sottolineato in occasione dei 100 anni di Federterme mi sembra particolarmente significativo. Presidente, anche e soprattutto tanta occupazione, oltretutto con professionalità, perché non ci si può improvvisare così in una terme per aiutare chi ha bisogno di curarsi. Sì, e abbiamo lanciato una sfida alle istituzioni. Confrontiamoci, ragioniamo insieme. Vi assicuriamo che in 3 anni potremo creare 15.000 nuovi posti di lavoro. Vediamo se questa sfida viene raccolta dal mondo delle istituzioni. Noi ci siamo. Bene, mi trovo qui alle grotte di Costantino Imperial, indovinate con chi? Con una chef donna, con Roberta Iannuzzi, la rivelazione. Vi ricorderete di questo che vi dico, perché la rivelazione tra gli chef al femminile finalmente è Roberta. Allora, Roberta, raccontaci un po' come arrivi, da dove nasce tutto questo amore per la cucina? Ok, in realtà nasce da mio papino, cioè nel senso mi ha tramandato tutta la passione per la cucina il mio grande papino. E, sono arrivata a Roma negli anni 80, quindi piccolina, sono dal 70, quindi ero proprio piccina. E papà già aveva preso questo locale e quindi mi ha tramandato una passione immensa per la cucina. E da quel giorno, seguendo lui, ho iniziato ad amare sempre di più questo mondo magico. Ma tu arrivi dalla Calabria e cosa hai portato a Roma dalla Calabria? Allora, in realtà dalla Calabria ho portato piatti un pochino più rustici, diciamo un po' più casarecci, una cucina un po' più maschile, forse forte, ecco, che poi ho, diciamo, cambiato, elaborato in una cucina un po' più dolce, un po' più da Roma, insomma un po' più sobria. Ecco, perché qui invece cosa ti chiedono? Allora, qui mi chiedono un pochino più piatti freschi, un po', diciamo, quasi esotici, quindi, che ne so, tonnarelli, lime e gamberi, oppure abbiamo dei veli di salmone con avogado e stracciatella di burrata, insomma andiamo su pietanze un pochino più fresche, più dolci. Senti Roberta, ma se tu adesso dovessi dire, tu cura, sì, proprio un menù veloce, bellissimo, fantastico, tipico, che si può trovare qui. Io lo so che si trova, okay, di tutto qui. Ma perché tipico romano? Tipico, quello che piace di più, che sei sicura che vai, okay, faccio quello e allora, piace. Allora, se è tipico romano, diciamo che la gente piace tantissimo la cacio e pepe, lo so, un piatto semplicissimo, ma è tanto tanto amato. Diciamo che va cremolato, ma la passione è proprio quello, insomma, curare poi nei dettagli anche un piatto semplice, farlo diventare, ecco,
più carino, più buono. E se no anche va tantissimo la carne, quindi queste tagliate poi glassate al barolo o con funghi porcini, diciamo un pochino una più... Una cosuccia così. Se invece si vuole una cosina un po' più fresca, anche dei gamberi, dei gnocchetti con gamberi e pistacchio, cremolati, che sono un po' più adatti magari alle fanciulle, insomma un piatto più delicato. Come lo vogliamo dire, buon appetito anche in calabrese? Ho capito. Buon appetito sicuramente. Da Roberta Iannuzzi è tutto. E non grazie, vi ci abituate, qua la chef degli chef. Grazie Maria Gianna, un piacere enorme. Figurati Roberta. Grazie. Andiamo a mangiare. Un food and beverage manager deve essere anche un professionista del vino e degli abbinamenti con i cibi. Per proiettare gli studenti del corso FB Management nel panorama internazionale della grande ristorazione, la Fondazione ITS Turismo Roma ha siglato un importante accordo con la Fondazione Italiana Sommelier di Franco Maria Ricci. Ritengo il vino arte e cultura, ripeto, ed è che ti cambia la vita in meglio, cioè non soltanto recepisci il messaggio di qualità del prodotto e quindi a un certo punto, ma la diversità del prodotto Italia, essendo l'Italia il primo paese al mondo di vino, bene, la sua diversità, che è la sua ricchezza, è un'arte che permea il giovane, no? Che lo fa cambiare, della sua vita, del suo modo di essere. Il programma dell'innovativo corso ha incluso nel piano di studi del secondo anno il corso completo di qualificazione professionale per sommelier che la FIS tiene ogni anno all'Hotel Cavalieri Hilton di Roma. L'obiettivo è quello di formare degli studenti che sappiano di enogastronomia e di gastronomia in generale e soprattutto che abbiano una conoscenza delle nostre specialità, nella fattispecie dei nostri vini per esempio. Difatti siamo qui all'Hilton nel corso tenuto da Franco Maria Ricci e che farà dei nostri studenti dei sommelier. Tutti gli studenti che supereranno l'esame finale conseguiranno il prestigioso diploma di sommelier e soprattutto il diploma di sommelier internazionale spendibile nella ristorazione internazionale. Chi frequenta l'ITS in generale, tutti i percorsi formativi ITS, acquisisce dei livelli di professionalizzazione molto applicativi, in quanto l'intero percorso è strutturato in stretto raccordo tra il mondo lavorativo, il mondo imprenditoriale e il mondo dell'istruzione. Le statistiche che monitorano il placement dell'ITS dicono appunto che sono circa 79-80% di coloro che frequentano l'ITS che trovano immediato impiego nel settore attinente il percorso degli studi. Uno studio condotto da un team di ricercatori di Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile e Sapienza Università di Roma, pubblicato sulla prestigiosa rivista Earth Science Reviews e ripreso da National Geographic, riporta l'incredibile recente scoperta nelle isole Egadi, che anticipa di 2000 anni la storia degli spostamenti via mare dell'Homo sapiens. All'interno della Grotta del Tuono di Marettimo sono stati rinvenuti i resti di un pasto composto da una mandibola di cervo e varie patelle, che ha svelato come l'uomo navigasse nel Mediterraneo alla ricerca di cibo e nuove terre già 8600 anni fa, cioè verso la fine del Mesolitico e non nel Neolitico, come si credeva finora.
La scoperta della mandibola di cervo è stata possibile grazie alla guida alpina Jacopo Merizzi durante un suo monitoraggio del promontorio di Punta Troia a Marettimo. Allora, ci troviamo nella grotta del Tuono a Marettimo e il mio metro indica una mandibola di cervo che inspiegabilmente si trova a questa quota, sepolta da questo sedimento di sabbia rossa. Ma chi è che ha portato questo cervo qua giù, quassù? Ecomondo a Rimini, la fiera del Green Economy, anche quest'anno ha dimostrato il grande fermento che si muove nel paese nel campo dell'economia circolare. L'Italia è una nazione all'avanguardia, con un posizionamento molto importante nel campo della Green Economy. Le imprese hanno maturato una grande capacità di innovazione, di resilienza e di adattamento alle nuove sfide. In questa transizione ci sono le imprese, le istituzioni e le comunità scientifiche. Abbiamo ascoltato il presidente di un termovalorizzatore ad Arezzo, un impianto di ultima generazione. È importante Ecomondo, una fiera in cui si incontrano tutte le tecnologie che servono per la lavorazione dei rifiuti, le green idee come le chiamo io. È importante perché si possono confrontare appunto tutte quelle innovazioni tecnologiche che ha nel nostro caso, avendo un progetto di implementazione impiantistica da 24 milioni di euro che ci porta verso il recupero di materia sempre più e ci allontana sempre più da quello che è l'incenerimento dei rifiuti, diventa appunto un momento di sintesi. Nel nostro progetto la previsione di produzione di biometano si attesta sul 1.800.000 di metri cubi. Questo è molto importante perché si sta parlando di 90-120.000 pieni di auto a metano da fonte rinnovabile. Normative insidiose oggi impediscono a molti imprenditori del settore di realizzare impianti a vantaggio dell'ambiente e della comunità. Nel caso di Roma, il conferimento dei rifiuti avviene nel nord Italia, un danno per le tasche dei cittadini. Ecco la storia di un imprenditore laziale, Franco Caucci, alle prese con una burocrazia lenta e farraginosa. Ma il fattore burocrazia nell'impresa incide non il 50% ma il 90%, perché vedete, quando un burocrate si mette in un ufficio pubblico e ostacola un'azienda, anche dal punto di, non è solo il burocrate impiegato, ma anche il politico che per paura di 4 miseri voti si svende al territorio per non consentire la realizzazione di un opificio di questo genere. Parliamo di un impianto di raccolta differenziata che potrebbe dare le soluzioni alla raccolta attuale e soluzioni all'emergenza che viviamo in questo momento nel centro Italia. Allora, a quel punto riesco ad immaginare che siamo al baratro. Bisogna veramente che l'Italia cambi passo sotto tutti i punti di vista.